Insegnare è un'arte, una missione. È parola di Beppe Severini. Mi viene tanto da ridere, cari amici. Sono le comiche, dice Stanlio d'Olio, ma queste sono le comiche. Questo qua, cari, è sette, è l'inserto settimanale del Corriere della Sera. Oggi è venerdì, lo sapete che oggi è venerdì. E guardate un po' che paginata che gli danno a Beppe Severini per scrivere queste cazzate. Beppe Severini, ma tu lo sai, Beppe Severini, che io sono azionista di RCS Media Group? Sono azionista, sai, Serafino Massone, ricordalo, Beppe Severini, eccomi qua. Io sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, capito, Beppe Severini? La scuola la conosco come le mie tasche, E poi prima ho fatto il preside di filosofia e storia nei licei. Questa è la mia ultima opera, Beppe Severini, quindi tradotta in lingua inglese, sta in tutto il mondo, ma ne ho scritte tante di opere, ne ho scritte tante. Beh, mi viene da ridere, dici guarda le comiche, guarda. Allora, vediamo un po'. Proteggiamo gli insegnanti, quelli bravi, chiamiamo il Padre Eterno a distinguere quelli bravi e quelli non bravi. Il Padre Eterno chiamiamo voi. I professori che motivano gli allievi sono rari e meritano un grazie particolare. Poi, coloro che li demotivano vanno invece allontanati. Poi qua, perché risponde una lettera e dice che, eccolo qua, vedete come finisce bene la sua risposta? Insegnare è un'arte, è una missione. Quindi grazie, è un'arte e una missione, capito? Continua questa retorica. Ma io nella scuola ci sono stato per tanto tempo, in maniera pure gloriosa, ma non l'ho mai sentita come una missione la mia professione, mai. Io ho sempre lavorato per arrivare alla fine del mese. Arte e missione? Ma che stiamo parlando a un popolo di cretini? Beppe Severini, ma ti pagano pure per scrivere queste cose? È un'arte e una missione? Ma che fanno? Fanno i missionari, fanno gli insegnanti, fanno i missionari? Beppe Severini, ma guarda che se io entro nel patto di sindacato di RCS Media Group, perché sono azionista, informati. Io ti faccio allontanare dal Corriere della Sera, perché non si scrivono queste cazzate. Arte e professione, arte e una missione. Ma che i magistrati fanno il loro nobile mestiere perché è un'arte e una missione? Ma che i medici fanno il loro mestiere perché è un'arte e una missione? Ma si lavora per arrivare alla fine del mese, Beppe Severini, dai, leggiti le mie opere, Beppe Severini, fatti una cultura, fatti, e ascolta un uomo che nella scuola c'è stato per 40 anni, c'è stato, capito? Che non c'è mai stato per una missione, l'ha fatto per arrivare alla fine del mese, capito? Va bene? Ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.